Dunque, io sono Ilaria Mascitti, e non mi trovate in programma, però abbiamo capito che la sessione è quella giusta. Trovate il mio collega Paolo De Gasperi dell'Associazione Sofia, e autore insieme appunto alle colleghe Cristina Stefanelli e Elena Natali dell'articolo che troverete pubblicato nei proceeding di questa conferenza, che si intitola A Smart OER Gateway in Entrepreneurship, che è un articolo che riguarda il progetto Startup. Startup è un nome abbreviato, un titolo ben più lungo, che è Intelligence Training Need Assessment and OER, quindi Open Educational Resources to Foster Entrepreneurship. In sintesi, ciò che appunto è già anticipato dal titolo del nostro intervento e dal titolo del nostro progetto, tre, diciamo, sono le colonne portanti, i principi, diciamo, che ci hanno ispirato nello strutturare il progetto Startup. La prima, come dire, colonna è rappresentata proprio dalle Open Educational Resources. Oggi ne abbiamo sentito molto parlare, vedremo appunto come noi abbiamo applicato, diciamo, questo concetto, questa metodologia nel nostro progetto. La seconda colonna è rappresentata dalla imprenditorialità, dallo spirito imprenditoriale. La terza è rappresentata dagli agenti intelligenti, dai sistemi, diciamo, intelligenti, sistemi esperti. Vediamo come questi tre elementi sono stati poi integrati all'interno del progetto Startup. Oggi appunto abbiamo sentito parlare molto di Open Educational Resources, di risorse didattiche aperte. La definizione, diciamo, è piuttosto conosciuta e condivisa, la primissima, diciamo, che è stata appunto poi condivisa dalla comunità scientifica, quella dell'UNESCO nel 2002. E più che di risorse didattiche aperte, oggi appunto parleremo del progetto Startup, che vuole essere una pratica didattica aperta, quindi un'esperienza in cui vengono applicate le Open Educational Resources in un contesto, diciamo, educativo innovativo. Scusate, qui si è interrotto. Adesso possiamo chiuderla. E per fare sì che appunto i learners, cioè gli utenti, che a 10 anni dalla prima definizione, l'anno scorso, nel 2002, ha poi rilanciato, no, una nuova dichiarazione proprio sull'utilizzo delle risorse didattiche. Non cito, diciamo, e non leggo, lo potete forse fare da soli e sicuramente conoscerete appunto la dichiarazione UNESCO, come appunto le Open Educational Resources sono ormai entrate ispirarci poi a quei principi che vengono enunciati dalla Commissione europea, che diventano raccomandazioni poi per gli stati europei. Uno degli ultimi è proprio Opening Up Education, quindi aprire l'istruzione, proprio del recentissimo, del settembre 2013. E giusto per citare sinteticamente, perché vorrei poi dare la parola al mio collega che vi presenterà proprio praticamente, diciamo, entrerà nel vivo del progetto. Però per citare giusto un breve estratto, diciamo, di queste importanti circoscritte,
spesso poi all'istruzione superiore o comunque anche in determinate discipline, spesso sono applicate nel settore delle ICT, in altri settori ancora poco. E quindi l'utilizzo è ancora piuttosto frammentato e ha bisogno appunto di ulteriore sperimentazione e di ulteriore conoscenza. Nel nostro piccolo, in questo caso la Commissione invita appunto a creare degli ambienti di apprendimento in cui sia forte la personalizzazione, in cui ci sia un approccio bottom up, quindi in cui il docente diventi che ci ha ispirato, ossia l'importanza dello spirito imprenditoriale. Imprenditorialità è una delle competenze chiave, delle competenze trasversali che la Commissione appunto chiede di favorire non solo nelle nuove generazioni ma anche appunto nell'apprendimento permanente. Perché? Perché, come sempre cita un'altra comunicazione della Commissione, perché l'imprenditorialità è un potente motore bellissima. Vi dicevo che è rappresentata dai sistemi esperti ed intelligenti. Non entro in tecnicismi, quindi non parlo di motori inferenziali e di interfaccia utente, ma lo vedremo appunto nella pratica. Sviluppare competenze imprenditoriali. Lascio a questo punto la parola, dopo aver fatto questo background, insomma, excursus un po' più teorico, al mio collega che entra nello specifico del progetto. Benissimo. Grazie. Allora, cioè, non posso mostrarvi una piattaforma come avrei voluto, farvi una demo, diciamo, della piattaforma. Siamo partiti a gennaio, vi è stata una prima fase di ricerca piuttosto importante, è un progetto multilaterale che coinvolge 5 paesi. Europei, tra cui l'Italia. Forma sarà, vediamo un attimo, ok, torniamo alla presentazione. Brevemente, a chi è destinata questa piattaforma? Questa piattaforma sarà destinata, è destinata nella nostra idea, a che
intraprendono percorsi di autoformazione e non solo quindi gli insegnanti, ma anche tutti gli studenti, gli discenti del mondo dell'educazione e della formazione. Quindi ha un pubblico molto molto vasto. E, il progetto prevede l'elaborazione, la creazione di questa piattaforma che sarà sperimentata in due fasi. In una sperimentazione, in un test ristretto che partirà a dicembre 2014, quindi ho già suggerito a Nicoletta, con la quale abbiamo una precedente esperienza e conoscenza per altri progetti realizzati assieme, preparati, insomma, perché sarà anche questo un bel progetto nel quale, insomma, anche le scuole elementari e medie potranno in questo caso provarsi, ecco. E questo test ristretto è destinato innanzitutto agli insegnanti. Questa prima fase di test ristretto è destinata agli insegnanti, e l'idea è di coinvolgere circa 140 insegnanti dai 5 paesi europei che rappresentano la partnership, che sono l'Inghilterra, Malta, l'Italia, l'Austria e la Spagna. E perché? Perché insegneremo agli insegnanti cosa sono le Open Educational Resources, dove si trovano e come si trovano, come possono essere utilizzate, come possono essere modificate, integrate, personalizzate sulla base dei fabbisogni che gli insegnanti hanno nel loro settore, nel loro ambito di insegnamento. A utilizzare questo sistema che stiamo mettendo a punto. E ora ve ne parlo e ve lo mostro rapidamente. Il sistema si compone di tre, questa piattaforma si comporrà di tre ambienti principali: un expert system, un sistema intelligente, vedremo poi se avrà le sembianze di un avatar. Ad ogni modo, vi sarà un sistema intelligente che andrà fondamentalmente a interrogare l'utente per verificare qual è il suo fabbisogno formativo nella grande competenza, perché è una competenza molto vasta, dell'imprenditorialità. Questo sistema esperto dovrà restituire una lista di Open Educational Resources adatte per quell'individuo, per il suo fabbisogno formativo e per la sua e per i suoi obiettivi formativi, diciamo. L'altro elemento del sistema è un authoring system che consentirà agli utenti qualificati, immaginiamo soprattutto ai docenti, appunto, di realizzare nuove Open Educational Resources, di tradurle, perché questo, come sottolineava Ilaria, è uno dei principali problemi, cioè l'esistenza di molte Open Educational Resources, ma il fatto che queste siano soprattutto in lingua inglese, però sappiamo benissimo che insomma viviamo in paesi nei quali non tutti sono in grado di formarsi in lingua inglese. L'altro elemento è un sistema di rating che consentirà alla comunità che utilizza questo sistema di valutare la qualità delle Open Educational Resources e la rispondenza di queste a fabbisogni formativi individuali e personali. Come entriamo un po' più nel dettaglio, rapidamente ci metto 2 minuti a finire la presentazione. Il sistema esperto fondamentalmente interrogherà l'utente profilandolo innanzitutto, quindi chiedendo all'utente una serie di caratteristiche che in qualche maniera influenzano
la tipologia di risorse educative che saranno fornite a lui. Per esempio, l'età, il livello di istruzione, il paese di provenienza, la lingua attraverso la quale lui è in grado di apprendere, perché non è detto che un italiano debba per forza voler apprendere in italiano, e tutta una serie di caratteristiche di questo genere. Dopodiché il sistema esperto chiederà alla persona qual è l'ambito di competenza che vuole approfondire nella macro categoria, diciamo, della competenza imprenditorialità. E qua gli ambiti che abbiamo definito sono il management, la comunicazione, business. Abbiamo, insomma, mappato, diciamo, questa competenza e classificato le competenze, gli skills che la compongono. E il sistema cercherà di capire qual è il suo livello di conoscenza rispetto a quella, a quel cluster di skills e attitudini, abilità che compongono, diciamo, la competenza. E a quel punto il sistema restituirà un set, una lista di Open Educational Resources specificatamente scelte per quello specifico individuo, per quello specifico fabbisogno formativo. A quel punto la persona potrà decidere o meno di organizzare queste Open Educational Resources, queste risorse educative, in un corso, cioè indicando quali vuole studiare per prime, con che tempistica. Al termine di questo percorso sarà di nuovo valutata la sua conoscenza raggiunta, quindi l'obiettivo, se è stato raggiunto o meno in termini di apprendimento, quindi potrà in qualche maniera costruire un percorso didattico. Un attimo che vado avanti. Il sistema, appunto, darà la possibilità ai docenti di aggiungere nuove Open Educational Resources che sono disponibili in rete. Il nostro sistema non sarà un repository di risorse, ma sarà un repository di link a risorse che stanno nei repository ormai sparsi in tutto il mondo, sono diffusissimi e contengono ormai una lista enorme di risorse. E sarà erogato anche un corso a questi docenti su come, l'avevo accennato prima, su come trovare, utilizzare e modificare le risorse educative. Il terzo elemento, abbiamo detto, è il rating system, cioè la comunità sarà chiamata a valutare la qualità delle Open Educational Resources e la pertinenza e rilevanza delle stesse rispetto all'argomento e al fabbisogno formativo di uno specifico individuo. Quindi immaginiamoci un sistema come questo qua, molto semplice, che consentirà agli utenti di in qualche maniera valutare e consentire che solo le risorse educative più valide siano disponibili alle persone, per non far perdere tempo in quello che è uno dei problemi fondamentali di Internet. E dove, a questo indirizzo, a partire da gennaio 2015, e mi sa che siamo arrivati alla fine sforando di un po'. Non importa, nel senso che oggi sforiamo, ma sono tutti argomenti sicuramente interessanti. Poi abbiamo sfruttato l'assenza della prima relazione, a meno che la persona non sia arrivata nel frattempo. No, è andata bene così. Ci sono delle domande? No.